Ma non vi era famiglia patrizia che non avvertisse l'esigenza di possedere un bel giardino, a testimonianza del gusto raffinato dei padroni di casa. Gran parte di essi è andata distrutta con le trasformazioni edilizie avviate dai piemontesi nel 1870, quando Roma divenne capitale. Ma una mostra che si inaugura domani a Palazzo Barberini, attraverso incisioni, disegni e piante topografiche, presenta la ricostruzione virtuale di 18 ville con i loro celebri giardini. Le ville e i giardini perduti di Roma, così si chiama questa esposizione che resterà aperta fino al 16 maggio, è stata realizzata con la collaborazione di alcune famiglie nobili romane, come i Barberini, i Boncompagni Ludovisi, i Borghese e i Doria Panfili, che hanno messo a disposizione archivi, fotografie e dipinti. Tra le tavole in mostra c'è un disegno del progetto completo della Villa del Bel Respiro a Villa Panfili, realizzato dall'Algardi. La mostra ricostruisce scenograficamente i giardini immaginari. Con boschetti, statue, fontane e voliere si tenta di riportare quindi in vita la magia di quei luoghi meravigliosi, oltre il giardino.